perché ha deciso di specializzarsi in prodotti locali. Noi siamo un ristorante giapponese e abbiamo abbracciato sia i prodotti giapponesi che i prodotti nostri locali e abbiamo inventato dei drink molto particolari che ora vi farò vedere, fra un po' vi farò assaggiare qualcosa di diverso. La particolarità di utilizzare dei prodotti a chilometro zero quindi crea anche una nuova aspettativa da parte dei consumatori. Noi ci basiamo sui nostri prodotti siciliani, sia sulle spezie sia sugli agrumi, e su questo prepariamo delle miscelazioni che colpiscono molto la gente. Prepariamo i nostri infusi, prepariamo i nostri sciroppi. Sciroppi, per esempio, questo è uno sciroppo di salvia che facciamo con la nostra salvia direttamente. E misceliamo tanto, la gente poi si diverte a vedere queste miscelazioni nuove. Messina sta crescendo molto. Quando io ho lavorato per la prima volta in questo ristorante giapponese mi hanno detto dobbiamo coniugare tutte e due elementi e ci siamo riusciti bene. Alla grande, perché la gente conosce sempre cose nuove, ormai non vuole più la cosa statica, vuole sempre sperimentare cose nuove. Io ho inventato un cocktail che sta andando veramente bene, la gente piace tanto, abbiamo inventato il Grecale, l'abbiamo chiamato come il locale estivo, che approcciamo il gin, che io aromatizzo a base di foglia di scisso, che è un basilico giapponese, e zenzero, già abbracciamo questo, poi facciamo un liquore a base di finocchietto selvatico, il nostro finocchietto selvatico, con della gomma arabica, del lime e della ginger beer. È molto questa fusione di sapori e di profumi, è venuto fuori un cocktail fuori dal comune. E la gente veramente è soddisfatta, molto soddisfatta.